ragione, vero? Allora io ho sbagliato poc'anzi perché ho detto 16 anni, ho sbagliato di 2 giorni perché ha fatto 17 anni il giorno di Natale, il 25 dicembre. Allora Vincenzo, assieme al papà Paolo, allora Vincenza Basile fa parte, ve l'ho detto prima, di una delle ragazze più brave del nostro gruppo, però vi assicuro ragazzi ce ne sono tanti. A questo proposito chiamerei Nino Morgan, perché lui è il titolare dei diritti di un concorso canoro che si intitola il Trapani Voices. Lui organizza questo concorso e quest'anno andrà in onda, diciamo così, la seconda edizione. Una seconda edizione, c'è stata la prima edizione, ha vinto un ragazzo giovanissimo, Vincenzo. 12 anni, Vincenzo Papa, però ci sono stati tantissimi ragazzi bravissimi. E non diamo merito solo a me, perché ci sono gli Enjoy che hanno organizzato assieme a te. Enjoy hanno organizzato assieme a te. Però abbiamo scoperto che nella nostra provincia, il nostro territorio, è titolare, diciamo così, di tanti talenti. È pieno di talenti, pieno di tanti talenti. Allora che cosa abbiamo pensato fare? Perché non fare giocare, confrontare i nostri talenti con quelli di altre province? Quindi a partire dalla prossima edizione il Trapani Voices allargherà il proprio raggio d'azione e si confronteranno i nostri ragazzi con quelli della provincia di Palermo e di Agrigento. Sarà un'edizione magnifica, a gennaio inizieranno le selezioni, quindi diciamo tutto. Poi possiamo dire pure che il Trapani Voices manda in onda tantissimi talenti in tutto il mondo, perché la compilation che tu fai, aggiunge, praticamente è una compilation che va su iTunes, tutti i migliori portali del mondo, quindi raggiunge tutto il mondo, i nostri ragazzi che vengono prodotti dalla Wanted Records, la Wanted e grazie agli Enjoy scopriamo un sacco di talenti anche durante le serate del karaoke.